Il violento nubifragio che si è abbattuto nella notte su Milano ha fatto esondare il Seveso e alcune zone della città sono state allagate da questo il quartiere Isola, tra Porta Garibaldi e la stazione centrale, le cui strade si sono riempite di acque fangose, con disagi per l'automobile e per le persone costrette a guardare ogni incrocio. Nelle immagini, riprese dal 39° piano del Palazzo della Regione Lombardia, girate nella tarda mattinata di martedì 31 ottobre, si possono vedere i perduranti effetti del nubifragio e le difficili condizioni del quartiere.